Sorellona, si può sapere perché hai indetto una riunione di famiglia? Proper, che cos'hai? Perché quel tono scocciato? Non lo sai, Proper, avevo un appuntamento e l'hai assaltato per via della riunione. Shh, non sono affari tuoi! Oh, vi ho chiamati perché la questione è molto importante. Dobbiamo parlarne assieme. Il Regno Azzurro è molto preoccupato. Nel Regno Azzurro è successo qualcosa di grave. Lo sappiamo, sorellona. Già, c'è giunta la notizia. Il principe azzurro è scomparso. Cosa? Io non ne sapevo nulla! Quell'antipatico è dove è finito? Potrebbe essere in pericolo. Insomma, non c'è da scherzare. Potrebbe essere stato preso da voi sapete chi. Non voglio neanche immaginare un'eventualità del genere. Povero principe azzurro. Forse avevano ragione i nostri antenati. Avevano ragione a tenere nascosta l'esistenza dei due regni. Quando tutti conoscono l'esistenza del regno e della magia, beh, le cose si sono fatte pericolose. Saggi antenati, non avevano tutti i torti e noi abbiamo sbagliato a ribellarci a queste antiche tradizioni. Forse è tutta colpa nostra. Ma sorellona, che cosa ridicola, non dire così. Perché avremmo dovuto tenere nascosta l'esistenza del nostro mondo? Tutti devono credere nella magia. Non era giusto tenere nascosto il regno delle lolline cicognine, il regno azzurro, il regno rosa, i vampiri, le fate, i folletti e tante altre creature magiche? Perché devono rimanere solo nei sogni quando siamo reali? Perché esistono persone cattive come voi sapete chi? Sorellona non ha tutti i torti. Potrebbe essere davvero in pericolo. E per quanto antipatico sia il principe azzurro, beh, di certo non volevo questo per lui. Spero non sia così, davvero. Ah, ben gli sta! Non dire così, Proper, ti prego. Nessuno merita di essere catturato da voi sapete chi. Ed è per questo che faremo tutto il necessario per ritrovare il principe azzurro. Beh, d'accordo, io ci sto. Che cosa proponi di fare, sorellona? Ho stampato delle locandine. Ritraggono l'immagine del principe azzurro. Spargetele in città, mi raccomando. Dobbiamo trovarlo. E magari qualcuno l'ha visto. Qualcuno ha qualche minimo indizio. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Dobbiamo salvare il principe azzurro. D'accordo. Affiggiamo i manifesti per tutta la città. E io ho saltato il mio appuntamento per questo. Non ci posso credere. Proper, aiutaci! Oh, e dovremmo farci aiutare anche dai nostri amici. Io chiamerò Luau. Siete diventati molto amici, tu e Luau. Sì, è davvero un bravo ragazzo. D'accordo, mettiamocela tutta, mi raccomando. Il Regno Azzurro farebbe la stessa cosa. Se dovesse capitare ad uno di noi questa tragedia, non posso neanche immaginarlo. D'accordo. La città è piena di questi cartelli. Già, chi può averli messi e perché? Forse Alice? So che lei cerca il principe azzurro, ma credevo stesse con Maddox ora. Ai ai ai, amici, li abbiamo ammessi noi! Già, Alice non c'entra. Ma che cosa significa? State cercando il principe azzurro, non capisco. Sì, ecco, viene dal mio regno, il Regno Azzurro. Purtroppo il principe azzurro è scomparso e noi temiamo sia in pericolo. Ci serve tutto l'aiuto possibile per ritrovarlo. Ma chi è questo sgorbio? Qui mai visto nulla di più brutto? Non ascoltate il professoren. È un lollino bellissimo. Beh, in effetti lo vedo, è proprio bello. Insomma, il principe azzurro. Biondo, occhi azzurri. Sì, me lo immaginavo proprio così, il principe azzurro. Quello delle fiabe, intendo. Bello, sì, non c'è che dire. Bello ma antipatico. Ma comunque questo non conta, dobbiamo trovarlo. Perché anche se antipatico non merita di essere in pericolo. Hai ragione, Preppy. Io aggiungo che è troppo bello per essere in pericolo. Iaiai. Non c'entra nulla, Luau. Insomma, anche se non fosse bello, non meriterebbe di essere in pericolo. Dai, nah. Bello dove? Spiegatemi dove sarà bello questo lollino. Ragazzi, ci serve una mano. Ci aiutate ad appendere questi manifesti. Ci mancano ancora zone della città. Assolutamente, certo. Allora forza, seguiteci, andiamo. Abbiamo molto da fare. Bel principe azzurro, ti salviamo noi. Ai ai ai. Forza, salviamo il principe azzurro. Cosa sta succedendo? Oh no, è pieno di manifesti? Oh, ops! Annai! Cosa stai nascondendo, Annai? Nulla, dolce ops, perché dici così? Annai! Te lo dico io perché, Annai! Perché sei messo così con le braccia aperte davanti a qualcosa di misterioso e non me lo lasci vedere. Dato indizio che stai nascondendo qualcosa, Annai! Non nascondo nulla, dolce ops! Eh? Ma che cosa sono quei manifesti? Oh no, troppo tardi li ha visti!
Ops, aiutami a togliermi subito! Nei, perché vuoi fare una cosa del genere, Nei? Io lo riconosco, quello lì, non Nei! Ops, non dire nulla, non sai ciò che dici! Potrebbe sentire qualcuno, per favore! Lasciami spiegare, più tardi! Ora aiutami! Se ti fidi di me, togli tutti i manifesti! Oh, Nei! D'accordo, Nei! Ma poi mi dovrai spiegare tutto! Perché lì c'è l'immagine del tuo quadro! Ops, hai fatto! Forza, andiamo, ce ne ti spiego tutto, stai facendo! D'accordo, Nei, ho fatto! Ma esigo una spiegazione! Ai ai ai, a che cosa ho assistito? Per fortuna avevo dimenticato quella borsa con i manifesti e sono tornato a prenderla. Preppy? Sì? Cosa c'è, Luau? Ma dove sono finiti i manifesti? Chi li ha tolti? Ai ai ai, Preppy, ho assistito a una cosa sconvolgente. Nei ha tolto i manifesti. Perché l'avrebbe fatto? Ops ha detto che l'immagine del manifest era uguale al quadro di Nei. Di che quadro parla? Non lo so, ma allora Nei sa qualcosa. È strano, e perché non vuole parlare? Che abbia catturato lui il principe azzurro. Preppy, sarebbe terribile. Che cosa farebbe un investigatore professionista in questo momento? Andrebbe alla casa di Nei e cercherebbe qualche indizio. O meglio, il quadro. Oh, fantastico, Preppy! La casa di Nei è abbandonata. Lui ora vive a scuola, ma la sua casa è rimasta disabitata. Possiamo approfittarne, Preppy. Andiamo, so dove si trova. Ah, d'accordo, ma che cosa c'entra Nei con il principe azzurro? Forza, Ops! Qui saranno al sicuro i manifesti nascosti sotto al letto. Ora andiamocene. Ops, dolce Ops, vieni, ti spiego tutto. Oh, Nei! Misterioso Nei! Cosa sta tramando? Forse dovrei far intervenire Sherlock Ops! Ma sono proprio dei seccatori! Nei! Ops, vedi qua, forza! Nei, cosa stiamo facendo? Sembra tutti siano nascosto! Ops, stanno per scoprire tutto! È terribile! Perché Nei? Guarda quei seccatori! Per fortuna ho nascosto bene il quadro, non lo troveranno mai! Non potranno mai capire! Oh, Nei, cosa stai combinando, Nei? Questa è la casa di Nei? Sì, era casa sua, viveva qui, ma poi il professore ne ha deciso che siamo troppo indisciplinati per vivere da soli in una casa. Insomma, chi non ha famiglia o fratelli maggiori che si occupino di lui? Vive a scuola, in dormitorio scolastico. Il professore non vuole più che abitiamo qui. Beh, era proprio una bella casa. Perché ci sono la principessa azzurra e la Lil principessina azzurra. Che cosa, loro? Ah, ecco, mi sono dimenticato di nascondere quei quadri. Ora hanno capito tutto. Devo scappare, ops. Nei, non se ne parla minimamente, Nei! Non ti lascerò scappare, Nei! Cosa sta succedendo? Guarda, questo è il manifesto! Nei nasconde la famiglia reale! Ecco perché ha i quadri delle principesse e i manifesti, ha rapito tutti! Che cosa? È terribile, bisogna chiamare la polizia! Ma questi non hanno capito nulla! Ops, d'accordo, dirò la verità. Questi due sono troppo asinelli! Che cosa? Nei? Ai ai ai, vuole rapire anche noi, scappa, Preppy! Io davvero non ho parole, non avete capito nulla, eppure gli indizi erano molti! Non avete futuro come detective! Nei, cosa sta succedendo, Nei? Neanch'io non ho capito nulla, Nei! Ma come, dolce Ops, eppure tu hai visto anche il mio quadro! Sai che nascondo un quadro che ritrae la mia vera immagine. Un quadro con la tua vera immagine? Luau, trovi il quadro nella stanza superiore, è una stanza segreta, infatti non ci sono né porte né scale per accedere. Devi arrampicarti. Lì, dietro la casa d'apparati, ho nascosto il mio quadro. Parla di questa stanza, è vero, chiaramente qui c'è una stanza. Ai ai ai, oh! Ai ai ai, per poco non cadevo. Devo togliere la carta. Oh, Nei, sto strappando tutto, Nei. Non ci posso credere, è vero? Qui c'è qualcosa. Eccolo, è un quadro, una stampa. Ai, 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 aspettatemi, arrivo. Ebbene, quel quadro
Ho detto, dai, il vedo me. Nei, mi spiace dirtelo, ma tu non sei bello. Questo è il principe azzurro, è bello, bello tantissimo. Vuoi vedere che ho capito? Nei? No, non ho capito. Nei, tu sei il principe azzurro? Non è possibile. Ma sei antipatico, questo è vero, come lui. Grazie, ti ringrazio, Preppy, davvero. Ma non è così che stanno le cose. Tutti mi hanno sempre detto che sono antipatico. Io volevo dimostrare che non era così. Ed infatti, per dimostrarlo, ho deciso di mascherare la mia bellezza. Così tutti avevano modo di conoscere il vero me. Che bello, bello dentro. Io sono bello. Mi spiace, ma sei un po' antipatico, a dir la verità. Anche se hai questo aspetto, sei pur sempre antipatico. Ma quindi Nei è brutto e antipatico? Ma come vi permettete? Nei è bellissimo dentro! Oh, scusate, quando mi agito perdo l'equilibrio. Ma non capite il sacrificio che ho fatto? Ho rinunciato alla mia bellezza esterna per dimostrare a tutti quanto bello sono dentro. Ora il mio aspetto esteriore rispecchia quello interiore. Ed infatti ne ti sei risposto da solo. Comunque, non è questo il punto, non mi interessa. Insomma, dobbiamo dirlo. Ti stanno cercando tutti, sono preoccupati. Da non credere che Nei sia così bello. Proprio... Ma non credere a Nei. Eri bello, 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 bello. E lo sono ancora. La mia missione è che la bellezza interiore deve risplendere sopra quella esteriore. Nei, sagge parole, Nei! Sei ancora più bello! Certo, non si può piacere a tutti. Ecco perché voi due parlate così, ma lo accetto. Lo accetto davvero, eh? Anche che non capite nulla. Nei, dobbiamo rassicurare il regno. Stanno dando la colpa a tu sai chi di averti preso e temo potrebbe scatenarsi una guerra. Mi spiace, io non sono pronto a rivelare di essere qui. Vogliono portarmi lì, nel regno. E io lì non ci voglio più stare, basta. Voglio stare qui con la mia dolce Ops. Nei, come ti capisco, Nei. Anch'io ho rinunciato a stare nel mio regno. Ho perso le ali per questo. Volevo sentirmi una lolina normale. È un dilemma. Nei, che cosa hai intenzione di fare? Per favore, ma tenete il segreto ancora per un po'. Voglio capire cosa fare. Non dite nulla. Ai ai ai, è una decisione vostra riguardo ai vostri regni. D'accordo, Nei, ma mi devi un favore. Craftini, siete qui! Ma allora, anche voi ora conoscete il segreto di Nei! Ciao, Craftini! Grazie per seguire le nostre avventure, per i commenti, per i pollicini in su. Ci fanno tanto, tanto, tanto piacere! Cuoricini a tutti, un abbraccio immenso! E seguite Alice sui social, su Instagram AliCrafty e su Facebook nel canale Craftini, dove potete pubblicare foto e video delle vostre lilline, loline, ma anche di altri giocattoli. Ciao Craftini, ci vediamo alla prossima avventura. Io un po' lo capisco, Nei.